Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Buongiorno. Finalmente oggi facciamo un video su Linux, su 107, dedicato a Tomcat. Quindi andremo ad installare il Web Application Server Tomcat 8 su 107 con Java 8. Let's go to the problem. Eccoci, il problema è... Allora, che cos'è Tomcat? Tomcat è un middleware, un web application server che è in grado di eseguire applicazioni scritte in Java, servlet, web apps, insomma applicazioni web scritte in Java, su un browser, quindi su un server web, e quindi fruibili queste applicazioni da un browser. Il problema è quello di installare correttamente Tomcat su 107, perché non credo che Tomcat abbia non sia nel repository di 100, quindi con Umistle Tomcat non viene installato. Per cui c'è una piccola parte da fare manualmente, che oggi andremo a vedere, assieme ovviamente a Java. Poi vedremo anche in un video successivo come invece installare Apache in una macchina dove c'è Tomcat e connettere le due cose. Per ora oggi vedremo solo Tomcat. Quindi andiamo alla soluzione. Eccoci qua. Allora, abbiamo la solita nostra macchina CentOS. Andiamo a fare il passaggio preliminare, che è quello di installare Java, quindi yum install Java. Prima di dare l'ok andiamo a vedere se stiamo installando Java 8 oppure no, e dobbiamo installare la JDK, quindi installing Java 1.8 OpenJDK mi va bene, e ovviamente tutte le sue dipendenze, quindi yes. Ok, al termine dell'installazione di Java, andiamo a confermare la versione di Java spazio meno meno version. Eccolo là, Java spazio meno version. Quindi siamo su OpenJDK versione 1.8.0.141. Ora dobbiamo creare un gruppo e un utente dedicato per Tomcat. Quindi group add Tomcat. Ci siamo rotto. Facciamo una cartella opt Tomcat. Dopodiché andiamo a fare user add -s bin no login. A cosa serve questo? Questo serve, stiamo creando un utente ma stiamo mettendo l'opzione no login, cioè un utente che non si può loggare nel sistema, può soltanto eseguire per esempio servizi, ma non può essere un utente attivo, per capirci, usare una shell, una bash. Meno g lo stiamo aggiungendo al gruppo Tomcat, meno d opt Tomcat, e l'utente si chiamerà Tomcat.
from scale directory into it. Vabbè, questa è la home directory. Andiamo a vedere via etc passwd cosa abbiamo combinato. Ok, sì, sembra tutto corretto. Utente Tomcat, questa è la sua home, non può loggarsi. Perfetto. Ok, adesso andiamo a scaricare e diciamo a scompattare i binari di Tomcat. Allora, il Tomcat si può trovare a questo indirizzo. Adesso ve lo faccio vedere. Qui noi abbiamo il sito ufficiale di Tomcat. Siamo arrivati. Allora, questa è la 8.0.45. Però l'ultima versione credo che sia la 8.5, qualcosa del genere. Vabbè, qua ci dice che dobbiamo creare il servizio. No, dobbiamo semplicemente scaricare la versione che ci interessa. Adesso oggi installeremo l'ultima versione, che è la 845. 85, scusate, eccola qua. 8516. Quindi andiamo a installare la 8516 sperando che sia compatibile con Java 8, ma penso di sì. Quindi andiamo a prendere la 64 bit. Questa è la core, full documentation. Allora, no, questa è per Windows. Andiamo a prendere questa qui, la TargZ per Linux. Stavo vedendo. Andiamo a readme. Allora, Java 7, vabbè, quindi abbiamo Java 8, va benissimo. TargZ, copiamo l'URL, andiamo sulla macchina e andiamo a fare un wget. Adesso siamo nella home, wget ce l'abbiamo qui, sì, wget, mettiamo tutto il path dell'URL, lo stiamo scaricando, ok, eccolo qua, e andiamo a scompattarlo con tar-zxuf, apache tomcat 8.0.8.5.1.6. Poi diciamo di scompattarlo direttamente in opt tomcat, se no dobbiamo poi andare a spostare a mano i file, meno meno strip components uguale 1. Allora, cosa vuol dire meno meno strip components uguale 1? Non lo so, è ufficiale, quindi vado a vedere che cosa significa. You want to use the option for tar, strip number leading component from file names and extraction. Ah, vabbè. Praticamente andiamo a vedere. Mettiamo cancelletto. Tar-help. Strip number leading components name from file name on extraction. Va bene, quindi va bene così, va bene uno, insomma. Quindi andiamo a togliere il cancelletto del comando e lanciamolo. Adesso noi dovremo andare in opt tomcat e dovremo vedere tutto il contenuto. Perfetto. Ovviamente dobbiamo dare i permessi adesso, no? Quindi dobbiamo
andare dentro Tomcat, CHGRP-R maiuscolo, quindi stiamo cambiando il gruppo alla cartella conf. Poi facciamo chmod g più rvx, quindi a tutto il gruppo diamo lettura, scrittura, esecuzione della conf. Chmod g più r, quindi almeno lettura di conf, del contenuto di conf. Chown, stiamo cambiando il proprietario, meno r con ricorsivo, tomcat, mettiamo tomcat logs slash spazio temp slash webapps slash e work. Ok, dopodiché dobbiamo dare sempre chgroup meno r tomcat alla bin. Alla lib, chmod g più rvx a bin, e l'ultimo chmod g più r bin e al contenuto di bin. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo. Praticamente abbiamo dato ai logs il proprietario Tomcat e a lettura, scrittura, esecuzione. A conf il proprietario root, ma il gruppo Tomcat può leggere, scrivere ed eseguire. E poi webapps, work e temp invece il proprietario è proprio Tomcat. Va bene? Questi sono i permessi corretti. Dopodiché dobbiamo creare il servizio che andremo ad utilizzare per startare il nostro Tomcat. I servizi, voi sapete, che si creano creando un file di testo in etc systemd system, parliamo di 107, ok? Tomcat.service e qui dentro andiamo a incollarci tutta questa roba qua. Poi premiamo la i per andare in insert e incolliamo tutto questo. Che cosa sta a significare? Sta a significare che noi stiamo creando l'unity, la descrizione del nostro servizio è questo. Deve partire dopo il syslog target, quindi dopo il syslog e dopo la network deve partire questo servizio. L'environment sono le variabili d'ambiente che stiamo creando. Andiamo a vedere se questa è vera. Non mi pare che sia vera. Andiamo a vedere. Vediamo se esiste. Sì, come no. Torniamo un attimo. Allora, copiamo, Ctrl C. Sì, è corretta. Il PID, stiamo dicendo dove mettere il PID, stiamo dicendo qual è la Catalina home e la Catalina base, che sono le stesse, sono identiche. E queste sono le opzioni di Tomcat. Abbiamo 512 MB, 1024, quindi da 512 a 1024. E poi abbiamo le opzioni di Java, queste poi andremo a vedere in un altro video più specifico. Comunque per ora mettiamo questa roba qua. Questo è il comando di start del servizio quando andiamo a startarlo, e questo è il comando di stop di Tomcat. Molti si chiederanno perché qui non mettiamo shutdown.sh, perché c'è il servizio shutdown.sh in effetti è disponibile, però mi sembra che messo qui tra i servizi non funziona, mentre funziona lanciato normalmente. Il servizio parte con l'utente Tomcat e col gruppo Tomcat. Una volta che abbiamo creato il file del servizio, dobbiamo abilitarlo. System enable Tomcat. Ok. Dopodiché mi stanno dicendo che per pure il gruppo di install agent as well. Vabbè. Per questioni di sicurezza bisogna installare Aved, che io sinceramente non so che cosa sia. Ok, infatti Aved è un servizio che sta sulle repository Apple. Però andiamo a vedere che cos'è, perché io non ho idea di cosa sia.
Legend. È una user space entropy demo which is not depend upon the standard mechanism of harvesting runs for the system entropy pool. This is important system with high entropy needs or limited user interaction. Average usage harder volatile entropy gathering expansion to maintain a 1 megapool of random bytes used to fill the dev random and empty random bits. Vabbè, sì, è una questione di sicurezza sulla memoria, evidentemente, da quello che sto leggendo, che potrebbe essere interessante. Non è nel repository ufficiale di CentOS, ma sta nelle Apple. Va bene, noi per ora non lo mettiamo perché il Tomcat dovrebbe funzionare anche senza. Poi, semmai, facciamo il passaggio dell'hardening, quindi di mettere anche il Tomcat e la Vagrid per la sicurezza. Ok, abbiamo abilitato il servizio Tomcat, ora lo andiamo a startare, sperando di non avere errori. Il servizio è partito, status Tomcat, andiamo a vedere in che stato è, ed è partito, benissimo. Ora proviamo ad andare nella Management Interface, che però se non sbaglio. Allora andiamo a vedere com'è il file di configurazione della Management Interface. Innanzitutto vediamo se si apre, prima cosa. Quindi 192.168.1.208, 192.168.1.208, Tomcat lavora di default sulla porta 8080. Netstat-taupen pipe grep listen. Eccolo qua, è Java attivo sulla porta 8080, systemctl status firewalld e iptables. Ok, non c'è iptables, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Eccolo qua, questo è il nostro Tomcat. E questa è la pagina di gestione del Tomcat. Allora, io vi dico che il Tomcat quasi mai viene utilizzato la pagina di gestione come la vedete qua. Generalmente si utilizza proprio, cioè si installa la web app e basta. Cioè, io nella mia esperienza di utilizzo Tomcat raramente sono andato nel server manager di Tomcat, però diciamo per completezza oggi lo vediamo, ma vi preannuncio che non è una cosa che userete spesso, insomma. Allora, per entrare nella mia interface, ok. Se noi andiamo su server status, abbiamo l'accesso negato. Ok, se noi andiamo su manager app, abbiamo anche qua accesso negato e host manager invece pure accesso negato. Quindi dobbiamo andare a configurare appunto questo file che è i Tomcat users. Ok, allora ci manca un pezzo perché per abilitare l'accesso alla manager interface, innanzitutto mettiamo role name admin GUI e manager GUI, i due ruoli, e poi diamo un username e una password e dobbiamo dare come ruoli admin GUI e manager GUI, come vedete qua. Però non basta perché dobbiamo anche andare a di default non è abilitato l'accesso alla manager GUI dall'IP che non sia localhost. Allora andiamo a commentare dalla riga prima di Valve fino alla riga dopo allow per il file opt Tomcat web apps manager meta inf context. E lo stesso faremo per il file che sta in host manager meta inf context. Quindi in pratica le stiamo dicendo che abilitiamo la pagina del manager da tutti gli IP, commentando queste due righe qua. Dopodiché riavviamo il Tomcat. A questo punto avremo accesso anche alla pagina di amministrazione da qualunque indirizzo IP, altrimenti dovremo farlo da localhost, ma visto che siamo su una CentOS senza interfaccia grafica non avremo mai accesso a localhost. E dopodiché possiamo entrare con la password, username e la password che abbiamo configurato prima, cioè test test.
Ora non mi vengono chieste sia clone test. E qui abbiamo appunto l'host manager, possiamo aggiungere dei virtual host come su Apache, diciamo, e vediamo la versione di Java che in questo momento stiamo utilizzando. E invece abbiamo il server status, qui abbiamo proprio lo stato del server, quindi le connessioni, le porte aperte, i connettori dove sono, su quali porte sono in ascolto. Poi andremo a vedere anche in un prossimo video che cos'è il connettore AGP sull'8009, che è la porta che viene usata per diciamo connettersi ad Apache con jkmount. E poi abbiamo il manager app dove possiamo vedere le app installate ed eventualmente anche deployare delle nuove app. Questo per farlo nell'interfaccia grafica. Qui possiamo anche stoppare e startare tutte le app. Attualmente ci sono solo le app, diciamo, del manager di Tomcat. Posso stoppare, ricaricare o deployare, diciamo, l'app. E quando andremo ad aggiungere le nuove app qui, potremo da qui stopparle e startarle. Io vi avviso che questa interfaccia grafica, generalmente, se c'è solo una web app, non si userà quasi mai. Si fa tutto, si stoppa, si starta il Tomcat. E si risolve il problema così. Se abbiamo ovviamente N app, allora sì, ci torna utile il Web Application Manager, perché da qua possiamo stoppare o startare una singola app quando magari abbiamo cambiato soltanto qualche applet Java o qualche servlet o qualche chiamata REST. Abbiamo rinnovato qualche chiamata REST. Allora, di un'app singola, allora ci conviene stoppare e startare direttamente solo quell'app invece che stoppare e startare tutto il Tomcat, perché ci darebbe un disservizio di tutte le app deployate in quel server. Va bene, ragazzi. Io diciamo concludo il video qua, perché poi voglio andare avanti con altri video su Tomcat, mettendo altri contenuti come deployare le app. Magari facciamo proprio una nostra app personalizzata con un Hello World. E come appunto deployarla su Tomcat. Quindi andiamo alla conclusione. Eccoci qua. Abbiamo installato con successo Tomcat 8.5, l'ultima versione, su 107. Passaggi, come vedete, non sono tanti. Poi chiaramente c'è da sistemare qualcosa per metterlo in sicurezza. Io adesso il firewall è tirato giù. Poi ci sarebbero i banner da sistemare. I banner sono la firma, diciamo, di Tomcat che compare quando magari, che ne so, c'è una pagina di errore, viene fuori Apache Tomcat con la versione, quello sarebbe il banner, quello sarebbe il caso di toglierlo e mettere magari solo web application server, in modo tale che non si capisca veramente di là che tipo di server c'è. Questo per evitare eventuali attacchi. Però sono tutti discorsi che faremo quando vedremo magari. Faremo dei test di penetration test, di application server penetration test, ovvero APT, magari con Nessus o con applicazioni dedicate. Quindi abbiamo deployato Tomcat su una macchina 100 senza Apache. Poi faremo un video successivo dove metteremo Tomcat e Apache in comunicazione, o magari ci mettiamo un Apache davanti che risponde alle chiamate, il Tomcat dietro che serve le applicazioni. E abbiamo visto come abilitare l'interfaccia grafica di gestione delle web application e l'host manager con Java 8. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti di informatica non funziona. Al prossimo video!